tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qui con un nuovo prodotto da unboxare e si tratta di una sedia a marchio Siu. Si tratta di una sedia da ufficio ergonomica che mi è stata appunto inviata dall'azienda Siu e andremo a spacchettarla, a montarla e a vedere la qualità dei loro prodotti. Andiamo a fare l'unboxing della sedia. Questa sedia su Amazon ha un costo di circa 160 euro, ma spesso fanno altre promozioni, quindi in ogni caso troverete i link a questa sedia e al loro store nelle informazioni del video qui in basso. Intanto però andiamo a vedere se ne vale la pena. All'interno della confezione troviamo un'altra scatola. La base delle ruote, un sedile, un altro pezzo che poi scopriremo. Infine dei guanti. Mettiamo da parte questo scatolone. I guanti non li utilizzerò in quanto è una giornata caldissima e sto già sudando. E adesso procediamo con il montaggio della sedia. Andiamo a trovare il manuale. Ecco qui il manuale per il montaggio. Vediamo se c'è la lingua italiana. Manuale utente, c'è la lingua italiana. Ok, primo passo, montare le ruote. Quindi andiamo a cercare le ruote, saranno qui dentro. Infatti sono qui. Wow, le ruote sono davvero bellissime. Guardate che qualità. Seconda ruota. Terza. Quarta. Ogni ruota è separata dalle altre, imbustata singolarmente. Quindi la cura nei dettagli c'è tutta. C'è un set di chiavi e viti ed il pistone bello pesante. Ok, facciamo un po' di largo e andiamo alla base. Base metallica, ottima cosa, io le preferisco a quelle in plastica quando sono molto più robuste. E
base, andiamo a fissare le ruote. Entrano facilmente. Ruote fissate. E poi va agganciato il sollevatore a gas. Dove l'ho messo? Eccolo. Con il primo pezzo. Adesso tocca al sedile al quale vanno fissati i braccioli. Braccioli che però dobbiamo trovare, saranno qui. Caldo assurdo in questi giorni, 40 gradi. Ok, bracciolo regolabile in altezza. Quando la pressione si alza e si abbassa. E qui c'è il secondo. Mettiamo da parte le ruote. Ed ecco qui il sedile bello imbottito. Cosa positiva, è tutto in tessuto. Ultimamente le sedine coperte che ho si sono sbriciolate totalmente, quindi magari queste in tessuto non avranno questo problema. Il problema però sono anche io, che metto spesso le sedie vicino al calore, magari vicino alle stufe, e quindi la coperta va a rovinarsi. Allora, bracciolo. Qui c'è una L, quindi sarà quello di sinistra. Questo è il sedile, quindi dovrebbe andare così. Però per farlo devo prima aprire il set di chiavi. E ci vanno le viti M6x25, che sono queste. Ok, prendo solo quelle che mi servono per non fare confusione. Il primo è fissato, andiamo avanti con il secondo. Ah, c'è anche una vite in più, sono 4 e ne servono solamente 3. Ok, braccioli fissati. Adesso va montata la leva, che suppongo sia in questa scatola. Bella pesante. Stava allineata ai fori del sedile e vanno utilizzate le viti M6 20.
che sono queste più piccole. Anche in questo caso le viti sono 5, ma ne servono solamente 4, quindi mettono sempre una vite di riserva. Ok, e anche questa è andata. Allora, vediamo dove va montato. Andare qui, prendiamo l'ultimo tipo di viti, cioè le più grosse. E anche stavolta ne servono 3, ma sono 4. Ok, ci siamo, adesso manca solo il fissaggio delle ruote e poi del cuscino. Queste ruote hanno anche una bellezza. Le sedie mandatene solo d'inverno, si muore di caldo. Il montaggio è faticosissimo d'estate. Ok, il cuscino penso vada solo all'incastro. Perfetto. Ok, abbiamo fatto tutto. La nostra sedia, molto comoda. Allora, quindi braccioli che si sollevano e possono essere portati all'altezza che più preferite. Cuscino imbottito e schienale interamente in tessuto traspirante, quindi adatto all'estate. Dopo aver sudato per montarla, ma in realtà è molto semplice, che fa piuttosto caldo, quindi ho faticato un po' per il caldo, ma il montaggio è semplicissimo. Quindi tessuto traspirante, cuscino imbottito sempre in tessuto, che può essere sollevato all'altezza che si preferisce, con una pressione ed una spinta. Un po' rumoroso, però funziona. Qui sullo schienale c'è il marchio SIU. Qui sul retro c'è una manopola che consente di impostare la profondità dello schienale ergonomico e di modificare anche l'altezza in modo da mantenere una postura adatta. Ovviamente la sedia è anche regolabile in altezza grazie a questa leva. Può essere sollevata di 10 cm in altezza, quindi girandola verso il basso si solleva e stessa cosa per tornare giù. Braccioli vi ho già mostrato che possono essere regolati in altezza. Le ruote sono scorrevoli, si muovono benissimo e non dovrebbero graffiare il pavimento in quanto sono quelle in materiale plastico, tipo quelle dei rollerblade praticamente. Infine, la sedia può anche essere inclinata fino a 125 gradi, semplicemente buttando il peso verso dietro, e se volete bloccare poi lo schienale, potrete spingere verso dentro la leva e lo schienale resterà
nella posizione che gli avete dato. Basterà tirarla di nuovo per sbloccarlo. Ok, credo di avervi detto un po' tutto. La sedia è ottima, resistente, materiali buoni, soprattutto le ruote mi hanno colpita piacevolmente. Questo è il modello più economico, è l'M18. Ci sono tanti altri modelli anche più costosi che sicuramente avranno caratteristiche aggiuntive. Andate a vederli nel loro store, vi lascio tutti i link in descrizione. Link alla sedia, link allo store. Quindi andate a dare un'occhiata e se vi interessa acquistate dal link in descrizione. Ok, io ringrazio Siu per questo prodotto e per avermi permesso di mostrarvelo. Se questo prodotto vi è piaciuto, io come al solito vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!